Ciao a tutti e benvenuti a Valencia, più precisamente nell'e-paddock, ovvero il paddock dove si preparano, dove si allestiscono, si mettono a punto le Moto E, l'Energica Ego Corsa, che disputano il mondiale riservato alle moto elettriche, che corre assieme alla MotoGP. Se il vento non mi porta via prima, direi che sono qui per un test di quelli meravigliosi, perché con grande curiosità, lo ammetto, andiamo a provare per la prima volta, non la Ego, quella stradale, quella che abbiamo già provato, quella che bene o male tutti possono riuscire a provare, ma una Ego Corsa di quelle vere, quella con cui Matteo Ferrari si è appena laureato campione del mondo 2019, il primo campione del mondo della nuova categoria appena nata, e che non vediamo l'ora di provare. Ci sa regalare le stesse emozioni di una moto da corsa endotermica? Non lo so, sinceramente sono qui per provarlo, ve l'ho detto, sono curioso e se siete curiosi anche voi, intanto metteteci un bel like al video, continuate a seguirci e soprattutto guardate il video fino in fondo in maniera tale da poter scoprire come vanno queste curiosissime moto elettriche. Io le ho viste correre oggi e vi assicuro che comunque sul dritto vanno come delle fucilate, sanno andare bene anche sullo storto e soprattutto sanno divertire anche se non c'è il ruggito, il ringhio, il rumore di scarico. Andiamo a scoprirlo. Forza! Quindi prima di scendere in pista ve la faccio un attimo vedere. Quella che vedete qua davanti, l'Ego Corsa, cioè esattamente la Moto E, derivata dalla Ego stradale, ma che come potete vedere viene spogliata di tutto quello che non serve per correre in pista, per disputare il mondiale Moto E. La moto da gara la riconoscete sostanzialmente per questo, il pacco batteria, la scatola che non dispone della dell'alettatura di raffreddamento che è tipica dell'Energica fino al 2019, ma anche da una serie di componenti che sulle moto stradali normalmente non trovate, perché se questa forcella NX30 ogni tanto la trovate su qualcuna delle sportive più specialistiche, questa pinza che è una Brembo GP4 non la vedete su moto che circolano per strada. Tantissimi componenti realizzati direttamente da Energica con la tecnologia Winform, vedete qui il supporto della pinza della pompa per l'acqua in materiale semigommoso, qui il paracatena e diversi supporti, qui vedete i cavi arancioni che identificano il passaggio di corrente ad alta tensione, qua sopra il controller, ovvero quello che gestisce completamente il comportamento del motore elettrico, quindi il cuore della moto, la centralina, chiamatela come vi pare, il pacco batterie e qua dietro il motore, o meglio la power unit, trattandosi di una moto elettrica. Qua dietro trovate un monoammortizzatore, naturalmente sempre Ohlins, montato fisso, non progressivo, notate tutte le tarature. E ci diceva Giampiero Testoni, prima era stato provato un'unità TTX, qua vedete la stina della telemetria, o meglio dell'acquisizione dati per essere più precisi, ma si è scoperto lavorare meglio con questo tipo di unità. Forcellone molto somigliante a quello della Ego, naturalmente diverse le misure del telaio, del forcellone e delle quote ciclistiche, e a questo punto vi portiamo in pista e scopriamo come va. Anche se purtroppo non posso montare una GoPro sulla mia Moto E, e quindi quello che vedrete guidare dall'onboard al posto mio sarà Marco Melandri, che come potete immaginare vi farà divertire un pochino più di me. Andiamo!
Eccoci qua, il mio giro in giostra, il mio breve giro in giostra, solo 7 giri, è finito. Però ragazzi, come tutti i giri in giostra, è stato di quelli veramente belli, anche perché, come potrete immaginare, girare sulla stessa pista su cui ieri hai visto girare quelli veri è comunque qualcosa che ti dà sempre quei 4-5 battiti cardiaci in più. Metteteci l'emozione di utilizzare le gomme che usano le Michelin, che usano quelli veri della Moto E, quindi le gomme da mondiale che hanno la fama di essere scorbutiche, incomprensibili e quant'altro, e capite che siccome non fa caldissimo, un po' di emozione, un po' di tensione c'era. I primi due giri, ma... Aggiungeteci il fatto che una moto elettrica ti toglie tantissimi riferimenti, perché non hai il cambio, non hai il riferimento di dire che la curva si fa in terza. Una spinta in uscita di curva da 1000, ma una velocità un pochino più bassa, quindi da 600, e capite che insomma in generale il cervello si deve abituare a tantissime cose. Una volta però che dopo appunto 3 giri, 4 giri, cominciate a dimenticarvi tutte le paranoie che vi siete messi in testa, su questa si gira esattamente come con una moto normale. Si frena, si entra in curva, si apre il gas in uscita di curva con un attimo di cautela, perché qua, come dicevo, la spinta è veramente forte, quella di un 1000. Nonostante la moto sia pesante, si sente l'avantreno che si alleggerisce quando si esce dalle curve più lente. L'unica cosa con cui fare i conti è un pochino di sottosterzo, perché effettivamente c'è un pacco batterie pesante posizionato un po' in avanti e un po' in alto, che determina la distribuzione dei pesi naturalmente un pochino sbilanciato rispetto a quello a cui siamo abituati sulle moto da corsa. Quello che vi posso dire è che avevo paura di trovare una moto che non si fermava, che molti piloti hanno detto ma si frenata, per noi che siamo abituati alle moto stradali e non usare sempre le moto da corsa, diciamo che è un problema veramente risibile, è un comportamento abbastanza simile a una moto stradale, ed ecco, magari non sarà una delle super sportive più efficaci in frenata, ma è comunque una moto che si ferma, vi assicuro. In piega si entra bene, ha comunque una guida molto molto armonica rispetto a quello che mi immaginavo, un comportamento molto rotondo, tanto di cappello ai ragazzi di Energica e soprattutto ad Alessandro Brannetti, che è il collaudatore che l'ha sviluppato, che ha trasformato una Ego strada in una moto veramente, una moto da corsa, ragazzi, non c'è nient'altro da dire. Manca il rumore, diciamo che non manca il solito rumore, non è vero che manca il rumore, perché quando si è chiusi in carena il motore elettrico fa un ringhio che ragazzi è gasante, è difficile da esprimere, però è gasante. Che cosa manca ancora? Niente, ve l'ho detto, manca il cambio, però ci si fa un po' l'abitudine, come quando andate a girare con i go-kart e pensate che non, alla fine si impara ad andare forte lo stesso, e vi assicuro che è un problema che sentiamo più noi diciamo amatori, chiamiamoci così, che non il pilota vero ci mette un secondo ad abituarsi. Quindi ragazzi, non so se questo sia il futuro, sicuramente è un esperimento molto più valido di quanto non pensino in tanti, questo ve lo posso dire, ve lo posso assicurare. Possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo sull'ecologia, su da dove viene l'energia elettrica, ma io preferisco concentrarmi sulle sensazioni, sul gusto di guida che ti regala questa Ego Corsa. Vi assicuro che è una vera moto da corsa e si guida come una moto da corsa, quindi ragazzi, un divertimento spettacolare, è veramente gustosissima, e le slick del mondiale, le Michelin, fanno tanta paura, ma ragazzi, alla fine il problema sapete qual è? Il concetto di mancanza di grip dei piloti è molto diverso dal concetto di mancanza di grip a cui siamo abituati noi. C'è tanto di quell'aderenza che bisogna evitare di prendersi troppe confidenze, anche perché, come potete immaginare, non volevo sicuramente essere io l'unico pirla a sdraiare la Moto E. Con questo ragazzi vi saluto, perché adesso mi dedico anche alle modelli Energica 2020 stradale. Intanto vi saluto e vi invito alla prossima prova.